Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Miriam. Quanti anni hai? 16. Che scuola frequenti? Il quinto razzo e Bacco di Portici. Preferisci mangiare il pane integrale o il pane bianco? Pane bianco. Li mangi i legumi? Se sì, quante volte a settimana? Sì, due volte a settimana. Quali preferisci? Le lenticchie. Le verdure invece le mangi con piacere? Non tanto. E quante volte a settimana? Sempre due. I tuoi genitori dove acquistano abitualmente frutta e verdura? Al supermercato. Quanta carne mangi? La giusta quantità, né tanta né poca. Quotidianamente cosa mangi? Sicuramente la pasta al sugo con o i pomodori all'insalata o una fetta di carne. Quando esci con gli amici, dove preferisci andare a cena? Ristorante, trattoria oppure una pizzeria? Fast food. La domenica e nei giorni di festa invece ti riunisci con la tua famiglia? Hai aneddoti da raccontare? Un piatto che non deve mancare mai a tavola? Sì, ogni domenica vado a casa dei miei nonni e racconto più che altro le cose che succedono a scuola, le cose più assurde, diciamo. E un piatto che non deve mai mancare, ovviamente, che a me piace, la lasagna. Invece a casa come utilizzate il cibo che avanza, ad esempio il pane? Solitamente lo conserviamo e magari poi il giorno dopo lo mangiamo. Che cosa è per te la dieta mediterranea? È la classica colazione mediterranea dove si mangia tanto, a pranzo si mangia il giusto e a cena un po' di acqua direi. Sapevi che è riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità? No, non lo sapevo. Con quale mezzo di trasporto vai a scuola? A piedi. Fai attività fisica al di fuori della scuola? Sì, faccio salsa, baciata e rumba. Quante volte a settimana? Due volte. Mi racconti il tuo piatto del cuore? Senza dubbio la lasagna, che vorrei mangiare tutti i giorni, ma rischio di ingrassare, come già potete vedere, sono un po' grassottella, però dai, cerco di mantenermi